Il CPA di Agrigento ha ricevuto il premio della critica assegnato al fumetto Il commissario Mascerpa, operazione musicista realizzata dagli studenti della sede CPA di Licata che rientra nell'ambito della partecipazione al quarto ciclo del progetto concorso Pretendiamo Legalità, mirata alla sensibilizzazione in materia di educazione verso il rispetto delle regole. Il premio è stato consegnato dal vicario della questura Egidio Gianantonio, accompagnato dal capo della Polizia di Stato Francesco San Martino, al dirigente scolastico del CPIA, ingegner Santino Lopresti, ed è stato presentato dal noto attore televisivo Flavio Insinna. Abbiamo partecipato su invito della Polizia di Stato a questo premio, che è un premio nazionale. Hanno partecipato circa 80 istituzioni scolastiche, diciamo di tutti i livelli e grado, e per quanto ci riguarda noi ci siamo cimentati con due nostre sedi associate, Licata e Favara. La sede di Licata ha lavorato sulla questione che riguarda il Pizzo e quindi sul commissario Mascherpa. Questo commissario Mascherpa, diciamo, è un graphic pubblicato sulla Polizia Moderna, su una rivista della Polizia. Bene, i ragazzi, un ragazzo, un certo Bonelli, uno nostro studente, ha elaborato, diciamo, tutte le figure, quindi i disegni, mentre per quanto riguarda i testi, le classi terza A e terza B hanno collaborato. È un tema importante in una città dove penso, ma non solo in quella città, io penso in tutte le città d'Italia, in particolare qui da noi nel sud, esiste, che è quello del pagamento del pizzo. I ragazzi hanno realizzato questa trama, come dire, alla fine il commissario Mascherpa riesce a scoprire, tramite, diciamo, un artifizio, riesce a scoprire, diciamo, chi è la gang che si occupa, che fa questi atti di delinquenza nella città. Io penso che sia, non solo la tematica sia importante, e poiché anche la provenienza di questi ragazzi è una provenienza, diciamo, di ambienti anche disagiati talvolta, perché da noi frequentano ragazzi quasi adulti che nell'età dello studio hanno abbandonato gli studi e che poi riprendono successivamente. Io penso però che sia importante, non solo, ecco, il premio è un premio importante perché è il premio della critica, quindi è un premio a livello nazionale. La cosa che io voglio sottolineare è che la società, che si ritiene la società civile, ecco, di avere però la forza e la capacità di accogliere queste persone che poi vogliono cambiare. In questi giorni abbiamo avuto la polemica sul Brusca pentito, se era giusto o era sbagliato. Io penso che lo Stato intanto ha il dovere di rispettare le regole, però se noi le rifiutiamo, questi poi ritornano nel proprio ambiente. Allora la società ha il dovere di dare credito ai cambiamenti di queste delle persone che vogliono cambiare, di accoglierle, di integrarle nel sociale, perché, come dicevo, un eventuale rifiuto riporterebbe di nuovo queste persone in un ambiente che non è l'ambiente, diciamo, della delinquere, quindi della delinquenza o ancora peggio, diciamo, di altre organizzazioni. Bene, io sono contento, ma non solo sono contento per la scuola, ma sono contento per questo lavoro fatto dai ragazzi, perché sono loro gli artefici. Ringrazio la Polizia di Stato, il Questore di Agrigento, che ci hanno seguiti, il vicario del questore, che è stato presente alla manifestazione, alla premiazione, ed è un premio, quello della critica, quindi, come dire, un premio assoluto, un premio nazionale. Siamo molto contenti, ma lo sono, come dicevo, per i ragazzi e per questa idea di cambiamento che c'è anche in una città come Licata. Allora, quest'anno Flavio abbiamo inserito un premio nuovo, il premio della critica. Mamma mia, la critica. Allora, premio che è stato assegnato all'elaborato che ha racchiuso, diciamo, un po' in sé, senza levare nulla agli altri, mi raccomando, è festa per tutti, però, come dire, racchiudendo in sé tutti i valori che il progetto, appunto, Pretendiamo Legalità, porta con sé. Ad assegnarlo è stato uno scrittore, un giornalista di spicco del panorama italiano, Vincenzo Spagnolo, che salutiamo con grande affetto. Scrive per Avvenire, per il quotidiano Avvenire, da tanti anni si occupa di giornalismo d'inchiesta e di cronaca. Dovrei fare la suspense, ma quindi è festa, quindi televisione per fare, e invece no, lo dico. Il premio della critica va a Il commissario Mascherpa, operazione musicista, realizzato dagli alunni del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Agrigento, la sede di Licata. Bravissime, bravissimi. Clip, video.